in collaborazione con Val di Fiemme, Schirama Dolomiti Adamello Brenta, Ponte di Legno Tonale, Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi, Alpe Cimbra Folgaria Lavarone, vicina da non crederci, Funivie Folgari da Emma Rilleva. Cari amici telespettatori, ben ritrovati da Floriano Moboni. Seconda parte della seconda puntata di S4, il talk show di Sportador TV. Una trasmissione che è giunta al suo settimo anno di messa in onda. Ogni settimana invitiamo quattro amici per parlare i grandi eventi della stagione. Una stagione invernale importante, prima puntata del mese di febbraio. Ora iniziano le Olimpiadi, iniziano le settimane bianche, il carnevale. Una stagione che nel mondo della montagna, come abbiamo sentito nella prima parte, sta andando molto bene. Una stagione molto lunga, iniziata a fine novembre, che finisce a metà aprile con tanta neve, addirittura troppa in alcune località, si parla anche di 8 metri di neve. Proprio Giancarlo, chi diceva che lo sci stava finendo, che cambiava le condizioni meteo, diciamo qualche gufo c'era, però diciamo è stato con un inverno quest'anno prontamente smentito. No? Ricordiamo, sì. Giancarlo Cescati è il presidente di Schirama, che è l'associazione che raduna 8 località turistiche del Trentino sciabili, usufruibili con un unico ski pass, 380 km, perché c'è sempre più voglia di demagni allargati, c'è sempre più voglia di fare la settimana bianca in Italia, ma soprattutto tanti turisti stranieri che vogliono le grosse superfici. Sì, tu dicevi che la neve è troppa. Dal mio punto di vista la neve non è mai troppa, perché comunque non dimentichiamoci che la neve rimane in quota ed è la risorsa idrica fondamentale, questo indipendentemente dal mondo turistico, ma pensando anche all'agricoltura e alle città della pianura. Detto ciò, un inverno molto buono, un inverno con un gennaio, un dicembre strepitoso, un gennaio strepitoso, e la cosa che ci ha fatto molto piacere è riscontrare come tante famiglie con bambini anche piccoli hanno ripreso la passione dello sci e sono ritornate sulle nostre piste a sciare. Quindi un segnale positivo, significa che anche probabilmente i timori di un'economia in crisi stanno piano piano ridimensionandosi e la gente ha piacere di sciare. È uno sport che è comunque da grande soddisfazione, da grande divertimento, si svolge in un contesto paesaggistico e naturale formidabile. L'aria che si respira nelle nostre località è purissima, è eccellente, quindi Schirama vi aspetta, vi accoglie, tutte le località dello Schirama vi aspettano. Venite a vedere le nostre proposte, le nostre offerte sul nostro sito, che è schirama.it. Avete visto nelle immagini la presentazione di chi è Schirama, 380 km di piste, 8 località insieme, 150 impianti, è un po' quello che vuole il turista italiano che ha riscoperto la settimana bianca, ma anche il turista straniero che fa tanti chilometri per arrivare dal nord Europa, dalla Polonia, Repubblica Ceca, Germania, ora dalla Romania, dalla Slovenia, dalla Russia, ma vuole sciare e divertirsi. Sicuramente la dimensione è una componente importante della nostra offerta turistica. Gli ospiti cercano demagni sciabili sempre più ampi, sempre più ben curati. La nostra offerta è in grado di intercettare e soddisfare molte richieste del mercato, sia per stranieri, italiani, famiglie, bambini, per tutti. Grazie Giancarlo, bella la presentazione di Schirama, guardate che paradisi, guardate che panorama. L'Alpe Cimbra fa parte di Schirama, ma ha una sua storia. L'Alpe Cimbra è un territorio bellissimo, vicino da non credere, facilmente raggiungibile dalla tutte le città più importanti della Pianura Padana. Si esce a Roverete, si sale verso Folgaria. Ivan, hai parlato nella prima parte di Linz e Bonn, dei grandi eventi che avete fatto, Coppa Europa, delle gare francesi che sono state sostituite, annullate, avete fatto voi, ma a marzo avete il Dolomiti Winter Trail, Winter Fest, un festival proprio per l'outdoor, per gli appassionati degli sport, tanto sci di fondo, tanto sci alpino, ma anche sport outdoor. Certo, la montagna dell'Alpe Cimbra è una montagna proprio a 360 gradi per lo sport outdoor. Noi abbiamo capito che sia in estate che in inverno è importante dare mille opportunità sportive per i nostri ospiti, perché sono apprezzatissime. A marzo, dal 2 al 4 di marzo, avremo un evento che sta girando per l'Europa, un evento particolare dove si corre sulla neve, ma si corre in diversi modi. Già il venerdì sera ci sarà una corsa non competitiva, aperta quindi a tutti,
che si svolgerà sul territorio di Lavarone Mille Grobbe, un territorio veramente spettacolare, sembra di essere nel nord Europa, e la corsa si snoderà lungo tutto l'alpeggio che c'è, il più grande alpeggio d'Europa. Parliamo di Folgarie, Lavarone, Luserna e Asiago, un territorio dove d'inverno questi grandi pascoli diventano un posto per farlo uscire di fondo, per andare con le ciaspole, ma in questo caso per correre in mezzo alle malghe e raggiungere uno dei forti della Grande Guerra Mondiale, e dove si può dalla vetta vedere tutta la Valsugana, i grandi laghi della Valsugana, e quindi scorgere tutte le montagne del Trentino. Poi ecco, l'evento prosegue. Ma non solo la Valsugana, io sono venuto lì da voi, si vede la Marmolada, si vede il Brenta, il Bondone, il Pasubio, si vede anche le Alpi austriache in giornate di nitide, cioè, quindi... Certo, e girandoci a sud si vede addirittura il campanile di Piazza San Marco di Venezia, quindi è un posto veramente che ha le montagne più alte e lontane, e quindi con un panorama a lunga distanza. Questo evento prosegue il sabato e la domenica con le gare competitive, una di 12 km con 400 metri di dislivello positivo e una di 22 km con 900 metri di dislivello positivo, una gara che sarà competitiva per, diciamo così, gli atleti e divertente per i bambini, perché la domenica ci sarà la gara apposita per i bambini piccolini lunga 1 km, che se vorranno potranno il sabato notte pernottare sul posto in tenda. E godersi questo panorama, godersi, esatto, queste immagini, bellissime queste immagini che ci hai portato. Ringraziamo allora Ivan Pergo, ricordiamo, il responsabile della Schiaria al Pecimbra, ma c'è l'azienda per il turismo con Michael Reck, il presidente Daniela Vecchiato, veramente attivi e svegli. Settimana scorsa abbiamo visto la campionessa americana Lindsay Vonn, che è andata a sciare su questo bellissimo territorio, che si sta preparando per le Olimpiadi coreane di Pyongyang. Tanti eventi, anche lo sci alpinismo, poi parliamo anche della Folgarite, che è un altro evento interessante che ho molto a cuore. Dall'Alpe Cimbra spostiamoci dalla parte, diciamo, orientale del Trentino, pochi chilometri, e andiamo a Peio, in Alta Val di Sole. Simone Pegolotti è il responsabile commerciale degli impianti di Peio. Abbiamo detto le funivie, ma siete famosi anche per le terme, per l'acqua, per la vostra, il parco naturale dello Stelvio. Siete dentro a questo parco, che lo ricordiamo, il parco naturale dello Stelvio è stato il primo a essere istituito in Italia nel lontano 1935, è ora diviso fra la parte lombarda, la parte trentina e la parte altoatesina, perché è un territorio chiaramente molto vasto e molto largo. Molto vasto, molto largo, come dicevamo prima, Peio è una località per famiglie. Appunto, siamo riusciti tramite anche delle proposte commerciali a riassumere quella che è l'offerta per le famiglie. L'ultima settimana di marzo, quella che accompagnerà la Pasqua, c'è appunto la Peio for Family, che prevede un pacchetto con tutti i servizi che vengono offerti dalla Val di Peio. Pertanto ci sarà incluso lo ski pass, incluse le lezioni di sci sia per bambini che per adulti, e anche un assaggio di quelle che sono le terme. Perciò ci sarà un'applicazione di un fango, che è una novità introdotta da soli 3 anni, che ha avuto un boom incredibile sia durante il periodo invernale che durante il periodo estivo, e ci sarà poi la possibilità di provare tutti i servizi delle terme ad un costo veramente interessante. Perché acqua calda, che esce da dove? Perché le caratteristiche? Sono 3 tipi di acque, 3 sorgenti diverse che si possono sia assaggiare che poi utilizzare tramite le varie applicazioni. Come ti dicevo, quella dei fanghi è l'ultima novità che è stata introdotta da parte dello stabilimento termale, che tra parentesi ha in progetto una serie di investimenti che potenzierà ancora l'offerta che riusciamo a dare, con uno sviluppo probabilmente anche in un'area esterna con delle piscine calde. Questa è una cosa che l'amministrazione, assieme appunto agli organi direttivi delle terme, stanno portando avanti, e credo che sarà raggiunta nel giro di pochi anni. Hai fatto venire voglia, belle queste immagini. In effetti l'acqua calda fa bene, soprattutto bisogna curare chi sta bene, come diceva un vecchio film di Alberto Sordi, come dice la realtà, perché è giusto curare chi sta bene. Invecchiamo sempre di più, la metà degli italiani ha più di 45 anni, tutti vogliono cercare di spostare sempre di più il periodo della nostra vecchiaia, e quindi è giusto andare in montagna, respirare l'aria buona e godersi la vita. Allora, altra montagna importante, dallo Stelvio, da Peio e l'Alta Val di Sole, andiamo in Piemonte, Alagna, Monte Rosa. Voi siete il paradiso del freeride, Andrea, no?
Sì, è così. Il comprensorio Monterosa Ski è un comprensorio che ha una duplice possibilità. Sicuramente la parte dello sci in pista, che vede coinvolte tre vallate, la Val Sesia, che è quella dove si trova Lagna, con la valle di Gressonei vicina e con la valle di Champoluc un po' più verso ovest. Tutte e tre queste valli sono collegate da una rete di impianti e di piste per più di 200 km, fruibili da sciatori. Sono innevate peraltro quasi completamente, siamo oltre il 95%. Andiamo da quota 1200 sino a quota 3300 metri scarsi, quindi possiamo pensare ad uno sci durante tutto l'arco dell'inverno, quindi partendo dal mese di dicembre e fino ad oltre il mese d'aprile. Quest'anno chiuderemo la stagione il 6 di maggio. Però abbiamo un'ulteriore caratteristica, che è quella che ci ha resi famosi nel mondo intero, e che è lo sci fuori pista, quello che viene comunemente denominato freeride. Noi abbiamo un marchio che ci contraddistingue, Freeride Paradise, ci ha reso famosi non solo in Europa ma anche negli Stati Uniti e in altri parecchi altri paesi del mondo. Siamo visitati da sempre un maggior numero di persone che vengono apposta per fare sci fuori pista e degli ski. Ecco, praticamente quindi un'offerta, allora, la maggior parte delle famiglie, delle stazioni sciistiche, offerta per la famiglia. Il freeride di famiglia ce n'è poco, ci vuole un po', in effetti, qualcuno, diciamo fuori di testa, ma qualcuno che sa sciare bene, molte volte essere esperto, praticarlo con le attrezzature giuste. Certo. In effetti, quindi bisogna essere preparati, e voi volete questo tipo di target, volete questa gente, però tutto in massima sicurezza. Sì, noi sulla sicurezza puntiamo moltissimo. Ancora prima di puntare alla sicurezza, noi puntiamo all'informazione, cioè a creare la cultura della sicurezza. Come vi dicevo, lo sci più tradizionale viene svolto in pista e noi diamo questa possibilità. Ma principalmente veniamo visitati da gente molto brava tecnicamente, che cerca qualcosa di diverso, di più adrenalinico, di più a contatto con la natura. Attenzione, Alagna è all'interno del Parco Naturale dell'Alta Valsesia, che è il parco più alto d'Europa, arrivando a 4633 metri, che è la sommità del Monte Rosa. Queste persone vengono perché vogliono uno sci libero, da lì il termine freeride, e noi dobbiamo dare loro la possibilità di sfruttare gli sconfinati valloni del nostro territorio e i più di 2000 metri di dislivello serviti dagli impianti, però garantendogli la pratica in sicurezza. Questo lo facciamo tramite una corposa comunicazione e informazione al cliente su quelle che sono le regole basilari per poter fruire dello sci fuori pista in sicurezza, e tramite la collaborazione con le guide alpine delle nostre località, che a loro volta si curano di preparare dovutamente e poi di accompagnare i propri clienti in questi territori. In effetti, se arriva gente dall'America per sciare nel vostro Paradise, Freeride Paradise, lì sul Monte Rosa, cioè, non è che arriva uno preparato che sa quello che vuole e vuole quel tipo di prodotto. Sì, cioè, non è uno che attraversa l'oceano, si porta i suoi sci, ci vuole giustamente. Certo, ricordiamoci che comunque gli americani di solito vanno in Alaska a fare freeride. Il fatto che vengano ad Alagna e poi da adesso anche a Gressonei, le due realtà che portano all'area freeride sono Alagna e Gressonei, sono le due valli del Monte Rosa più limitrofe, è sinonimo che la qualità dello sci fuori pista in Italia sul Monte Rosa non ha nulla da invidiare con quello che accade oltreoceano. Bella presentazione, grazie a Andrea, in effetti hai fatto venire voglia in una stagione come quest'anno a Giancarlo, chi più ne ha più ne metta di proposte, anche voi come Schirama non scherzate. Sì, la stagione sta andando molto bene, come sottolineato da tutti, anche dai colleghi, e speriamo che prosegua nel migliore dei modi, e proponiamo per il fine stagione un mese dal 17 di marzo fino al 15 di aprile una serie di settimane promozionali con dei prezzi estremamente interessanti, per venire incontro alle esigenze e alle tasche anche un po' di tutti i nostri ospiti. E nelle ultime due settimane di marzo, quindi dal 17 al 31 marzo, il Consorzio Schirama, quindi tutte le località che ne fanno parte,
Usciranno con una proposta con l'offerta hotel più ski pass a pacchetto oppure con la possibilità di acquistare lo ski pass con il 20% di sconto. Quindi chiudete il 15 di aprile, è una bella, bello lunga la stagione. Le località che hanno più quota, quindi le località come il Tonale, come Peio, come Madonna di Campiglio, proseguiranno la stagione fino al 15 di aprile. Altre località magari che dispongono di impianti a quote meno elevate chiuderanno prima, tutte quante faranno sicuramente la Pasqua, periodo pasquale per il quale è prevista un'altra promozione, quindi se venite e fate tutto il periodo pasquale, quindi da domenica a domenica, potrete acquistare lo ski pass con il 25% di sconto. Si finisce con l'ultima settimana promozionale dall'8 al 15 aprile, la tradizionale settimana free ski, che viene proposta nella formula 7 notti più 6 giorni ski pass, e venite sul nostro sito a verificare e a valutare le opportunità, perché sono davvero interessanti e sono davvero golose. Ricordo che il sito è skirama.it e attraverso questo sito potrete poi raggiungere i siti delle singole località, ciascuna delle quali proporrà ulteriori proposte specifiche per la valorizzazione anche di quello che è il territorio specifico di ciascuna località, con molti eventi e molte attività di intrattenimento. Grazie Giancarlo, poi ricordiamo quali sono le 8 località, ma stanno scorrendo nelle immagini che stiamo vedendo, 8 località del Trentino, fra cui l'Alpe Cimbra. Come sarà questo finale di stagione? Allora, abbiamo parlato degli eventi, abbiamo parlato dell'Alpe Cimbra, dicembre-gennaio, ora febbraio-marzo. Quindi sarà, abbiamo parlato della Dolomiti Winter Trail, Winter Fest, che c'è i primi di marzo, abbiamo la Folgarite Sci Alpinismo che c'è stata a dicembre, i primi ad aprire la stagione dello sci alpinismo. Come saranno gli ultimi due mesi? No, ci aspettano due mesi intensi. Abbiamo in calendario ogni weekend un evento sulle piste e non solo, perché abbiamo capito che la gente vuol divertirsi, vuol sciare, ma vuole anche essere coinvolta in attività ludiche, divertenti oppure anche specialmente naturalistiche. Nei prossimi giorni avremo per esempio degli ski test fatti con il pool oppure con Tour de Ski, dove gratuitamente i nostri amici turisti potranno provare gli sci nuovi della prossima stagione e potranno quindi anche apprezzare cosa significa avere sotto i piedi dei materiali preparatissimi e all'altezza dei migliori atleti. Seguiranno delle immersioni nel lago naturale Bandiera Blu 2017 di Lavarone, un lago che adesso è totalmente ghiacciato e dove le forze dell'ordine, sia della polizia che dei carabinieri, ma anche dei sub privati, faranno per tutto il mese di febbraio delle immersioni sotto i ghiacci per testare i materiali e per prepararsi in caso di eventi eccezionali. Bello questo evento, ma con questa immagine hai fatto venire voglia di fare lo sci di fondo. Tu che sei una passata di sci di fondo, perché è bello fare sci di fondo? Lo sci di fondo l'ho fatto fin da ragazzino, ho anche gareggiato e devo dire che avere l'opportunità sull'Alpe Cimbra di avere oltre 80 km di pista di sci di fondo è una cosa unica. Perché fa bene? Cerchiamo di farlo capire anche ai telespettatori. Innanzitutto vivi in un ambiente silenzioso. Lo sci di fondo è immerso nei boschi, nelle abitaie del Trentino, dove non c'è nessun rumore se non magari qualche scoiattolo che attraversa il percorso, dove fai un movimento molto naturale che fa bene al corpo e non è traumatico. È uno sport che può fare chiunque, perché si può fare anche semplicemente camminando con gli sci ai piedi, ed è uno sport che ti fa entrare nel proprio manto nevoso praticamente. Abbiamo visto lì proprio sommerto di neve lì. Sì, a parte i 6 metri di battitura, tutto il resto è proprio un manto nevoso che sembra quasi disegnato. E dopo c'è da dire che ci si può fermare lungo i percorsi e guardarsi attorno e pensare di essere in un paradiso. E accendersi una sigaretta, no? Questo scherzo, no? Direi di no. Questo lo lasciamo alle cattive abitudini. In montagna, aria buona e si vive meglio. Anche tu, Simone, a 3000 metri, l'aria com'è a Peio, quando arrivi su? L'aria frizzante, c'è qualche giornata dove c'è il vento pungente, però l'impianto Funifor permette di fare esercizio anche quando ci sono queste giornate con un po' di vento. Noi avremo un evento nel mese di marzo, al 9 di marzo, che sarà lo Ski Sunrise, perciò raggiungeremo già prima delle 5 di mattina la quota 3000, e da lì si potrà poi scendere accompagnati dai maestri di sci e fare una colazione rinforzata
nella località Scoiattolo, nei pressi del rifugio Scoiattolo. E quest'anno avremo la presenza di alcuni blogger internazionali, perché l'anno scorso le immagini che sono girate grazie alla collaborazione della PT della Val di Sole sono state veramente entusiasmanti, e questi blogger addirittura hanno chiesto loro la possibilità di venire a partecipare. Abbiamo letto le polemiche che fanno questi blogger. Noi siamo dei televisivi, i blogger, ogni tanto qualcuno ne approfitta, però non vogliamo fare polemica. È il mondo dei social, va coltivato e giustamente va, però noi siamo dei televisivi, giusto? E quindi cerchiamo. Va sfruttato anche quello. Va sfruttato anche questo. Sono belle queste immagini, andate in montagna, andate a scoprire le bellezze, anche grazie al momento non facile per l'estero, sempre di più. Federfuni, ecco, per chiudere, siamo quasi nel tempo tiranno. Federfuni cosa fa per promuovere sempre più il turismo in montagna? Ricordiamo, Federfuni è una nuova governance della montagna, un'associazione degli esercenti delle funivie delle Alpi, dell'Appennino, di tutta Italia. Ricordiamo 400 stazioni sciistiche che insieme cercano di fare sistema, di fare lobby, come si vuol dire, proprio per migliorare la qualità della vita e dell'economia in montagna. Aggiungo una cosa velocissima su Monte Rosa, perché a fine stagione noi avremo, in particolare sarà il 14 e il 15 di aprile, data anche la grande nevicata che ci consentirà di arrivare fino al 6 di maggio, un evento con NAST, che è la Nazionale Artisti Ski Team, per raccogliere i fondi per i bambini con disabilità, per realizzare quello che è la Casa dei Sogni. Invitiamo tutti a venire a partecipare, perché questa è un'iniziativa benefica. 14 e 15 di aprile, quindi ad Alagna, in Val Sesia, si prende l'autostrada Gavellona Toce, poi si esce Borgo Manero, giusto? Sì, Romagnano. Romagnano, e poi da lì a salire per la valle. Salire su per la valle, si arriva fino al Monte Rosa, poi avete fatto una nuova seggiovia che unisce Congresso Nei, per aumentare la capacità di trasporto di quella linea. E quindi poi da Gressoney prendi anche vai fino a Champoluc, quindi sì, esatto. Praticamente è tutto collegato. Ma si parla anche di arrivare fino a Cervina in Valda, o no? Prossimamente, quello ci stiamo lavorando. Ci state lavorando. Tornando a Federfuni spinge e promuove tutte le iniziative di montagna, sia a livello turistico che a livello impiantistico, come abbiamo detto, che siano sulle Alpi o sull'Appennino o sull'Etna. Il nostro interesse è aumentare la visibilità della montagna e far sì che la gente venga in montagna, porti economia in montagna, goda della montagna e torni a casa felice e soddisfatta. Ecco, qua il vostro sito, com'è? Federfuni.it. Federfuni.it. Siamo quasi in chiusura, cari amici telespettatori, ringraziamo chi ci è venuto a trovare. Questa è la seconda puntata di S4, un messaggio chiaro e preciso: la montagna dà da vivere, la montagna è divertimento, è stare bene, è godersi il proprio tempo. Grazie a Giancarlo Cescatti, il presidente di Schirama. Grazie a voi. Che è questa associazione, è un consorzio sciistico che raduna 8 eccellenze turistiche del Trentino. Ricordiamo l'Alpecimbra, il Bondone, la Paganella, Pinzola, Madonna di Campiglio, Folgari e Marileva, Appeio e il Passo del Tonale, insieme 380 km di piste, un unico ski pass, chi vuole sciare tanto. Quindi prezzi buoni, diciamo. I prezzi sono in campana, approfittate di questa formidabile stagione, perché veramente il prodotto che offriamo è eccellente. Schirama.it è il vostro sito per maggiori informazioni, che ci hai già detto. Grazie Giancarlo, un amico delle nostre trasmissioni. Ivan Perger, responsabile della schiarea Alpe Cimbra, questo territorio vicino da Nonchedeci, Folgheria, Lusenna e Lavarone. Cimbra, qualche amico ci ha scritto, Cimbra perché? Perché il popolo che ha colonizzato questo territorio nel 1400 è il Cimbro dei tedeschi. Ecco, grazie a Simone Pegolotti di Peio. L'ultimo invito per venire a sciare in montagna a Peio. Vi aspettiamo per terminare la stagione, soprattutto alla Pasqua. E il nostro sito è www.schipeio.it, dove trovate tutto. Andrea da Alagna e Federfuni. Sì, bene, allora web e social, visitmonterosa.com, comprensorio Monte Rosa Ski. E Federfuni.it invece è il sito di questa associazione, appunto, che ama la montagna. Grazie a voi che ci avete seguito, grazie agli amici che ci sono venuti a trovare qui nei nostri studi di Milano. Se potete vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive, consultate il nostro sito, che è sportador.tv, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata al turismo e allo sport. Ci vediamo settimana prossima, stessa ora, stessa frequenza. Prima di chiudere però la pubblicità. Ciao e arrivederci alla prossima occasione.
È arrivato l'inverno ed è arrivata la neve. È tempo di Schirama Dolomiti ad Amello Brenta. Le più belle località del Trentino ti aspettano per una stagione invernale indimenticabile, ricca di novità e tanto divertimento sulle piste da sci. Le località del consorzio Schirama Dolomiti ti aspettano. Samice, fatti di sport. Quando il gioco si fa duro e per le sfide di ogni giorno c'è Cetilar. Doppia forza al tuo massaggio. Il massaggio con il nuovo Cetilar aiuta a ridurre il dolore articolare. Vieni in Piemonte per le tue vacanze invernali. Oltre 50 località sciistiche, moderne e funzionali. Migliaia di chilometri di piste che attraversano scenari unici ti aspettano per farti scoprire ed amare le gioie della montagna. Piemonte, tutta la neve che vuoi. Per maggiori informazioni, www.piemonteneve.it. A Folgheria, nel cuore dell'Alpe Cimbra, in Trentino, il Rifugio Stella d'Italia e il Rifugio Baita Tonda vi aspettano di giorno sulle piste da sci e di notte con le cene con trasporto con gatto delle nevi e motoslitta. www.rifugiobaitatonda.it. Collaborazione con Schirama Dolomiti ad Amello Brenta, Val di Sole, Alpe Cimbra Folgheria Lavarone, vicina da non crederci, Paganella Ski, Ponte di Legno, Tonale, Val Sugana, Funivie Folgari da Emma Rilleva.